2 arresti per droga a Barcellona Pozzo di Gotto ed 1 per maltrattamenti in famiglia a San Pier di Ceto e l'esito di 2 interventi predisposti dalle compagnie del Longano e di Milazzo. Nel primo caso i carabinieri hanno fermato 2 persone e dopo la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 104 grammi circa di hashish suddivisi in 4 involucri di cellofan e 254 grammi di marijuana e sfalci essiccati della stessa pianta suddivisi in 2 sacchi di plastica per un totale di 1,480 grammi. I 2 sono stati condotti presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto e la sostanza stupefacente sarà depositata a RIS per accertamenti. Nel corso del servizio di controllo del territorio i carabinieri hanno denunciato anche una persona sorpresa alla guida senza patente perché mai conseguita. Nell'ultimo biennio era già stata fermata in altre 4 circostanze per lo stesso motivo. Un'altra persona è stata trovata in possesso di 33 grammi di hashish occultati all'interno del vano portogetti del proprio mezzo. A San Pier di Ceto i carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo che con ripetute minacce di morte e atti di violenza dal mese di gennaio con frequenza pressoché quotidiana sottoponeva i familiari conviventi ad abituali sofferenze. Anche in questo caso l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.